Vediamo se dovrebbe essere partito. Sì, è partito. Buonasera, Ciao, buonasera a tutti. buonasera. Grande Parretti, oggi abbiamo grande ospite. Grande È ospite, yes, qui grande in ospite. prestito dal canale di Angelo Marotta, che ci ha prestato, diciamo, un prestito con diritto di riscatto, diciamo così, in favore di Angelo. Abbiamo il mitico Luca Scuffio. Ciao Luca. Ciao a tutti, grazie per l'invito, sono davvero molto onorato. Luca Scuffio, che è un mostrologo esperto, certamente n volte più di me, particolarmente esperto del 68, e quindi diciamo che lo abbiamo chiamato perché in trasmissione siamo arrivati, ecco, al post 68. Ieri abbiamo parlato in trasmissione di tutto ciò che concerne le indagini. È stata una puntata densa, diciamo così, perché veramente costringere in un'ora tutti quei fatti che sono avvenuti è stato difficile, quindi abbiamo deciso di fare un approfondimento anche insieme a Luca. Ovviamente, per chi ci sta ascoltando, sotto nel link lascio il podcast alla puntata di ieri, quindi diciamo che vi consiglio di ascoltare prima quello e poi eventualmente questo approfondimento qua, perché insomma, diverse domande ci sono venute in mente proprio ieri che stavamo facendo la trasmissione, e quindi oggi le sottoporremo a Luca senza pietà, diciamo così, cioè proprio con cattiveria. No, perché proprio per curiosità, non è cattiveria o un voler mettere in difficoltà. Noi siamo i primi a non avere risposte, quindi non pretendiamo che ce le abbiano gli altri. Però ecco, siamo arrivati al 68, ci fa piacere avere il primo ospite illustre, ecco, nella nostra trasmissione, che dà pregio anche a quello che stiamo facendo. Che secondo me, non so che ne pensi Luca, ma ne parlo spesso con Parretti, è un po' rivoluzionario raccontare la storia del mostro in senso cronologico partendo dalla Tassinaglia, no? È un po' strano perché, vedendo come sono costruiti i documentari, di solito i documentari sono costruiti sempre con la stessa sequenza, 74, 81, e al 68 ci si arriva dopo e i sardi si presentano dopo, cioè è tutta una rincorsa. Invece noi, facendo questa cosa in senso cronologico, abbiamo messo prima le varie pedine, diciamo, sulla scacchiera, sia sarde che poi compagni di merende, cercando di capire come si muovono in quegli anni prima di arrivare al 68. Ed effettivamente la prima cosa che a me, a Parretti, cioè parla anche per Parretti, ma penso insomma, ne abbiamo parlato, la prima cosa che ci è saltato all'occhio è che, facendo la trasmissione con questo senso cronologico, è veramente difficile, almeno per noi, credere che nessuno dei sardi c'entri con l'omicidio del 68. O meglio, sappiamo che c'è la teoria che vede il serial killer unico mai entrato nelle indagini, per cui il 1968 sarebbe da imputare al mostro di Firenze, che è una persona mai presa, e quindi anche quello semplicemente è un delitto del mostro, non c'entra nessuno dei sardi, nessuno della famiglia. Effettivamente, dopo aver parlato di tutto quello che c'è prima nel rapporto tra la Locci, tra Mele, Salvatore Vinci, eccetera, anche diversi anni prima, cioè partendo dagli anni 50 fino ad arrivare al 68, per noi, insomma, almeno a me personalmente, rimane difficile credere che possa essere stata una persona completamente estranea alla vicenda. Te, insomma, che idea di questa è la prima domanda che ti faccio io, poi facciamo una domanda per uno, poi quella dopo la lascio a Parretti. Te, che idea ti sei fatto, insomma? Ma guarda, io rispondo a questa domanda praticamente con una risposta autobiografica, perché è esattamente quello che hai detto tu. Quando si comincia a studiare i delitti del mostro di Firenze, credo che la posizione più feconda per raccogliere notizie, per raccogliere suggestioni, informazioni, eccetera, eccetera, sia quella, appunto, che hai detto tu prima del mostro sconosciuto, dell'assassino mai entrato nelle indagini, e io ero per questo tipo di pista qui. Ci sono, diciamo, degli esponenti di alto livello di questa teoria, chiamiamole teoria, insomma, di questa idea qui. Quindi, a
assassino, serial killer, che nel 68 colpisce presumibilmente per la prima volta, ma anche questo non è certo, ma pensiamo, almeno secondo me, con un delitto con quelle tipologie lì, non credo ce ne siano stati altri prima, però noi sappiamo che i serial killer possono anche compiere azioni diverse. Però diciamo, ecco, quello sarebbe stato il suo primo omicidio, un omicidio commesso da uno sconosciuto e che tale è arrestato. Ripeto, questa è una posizione per chi comincia ad approcciare la vicenda, è molto feconda perché ti consente di spaziare su tutte le direzioni. Però, come hai detto giustamente te, Andrea, a un certo punto cosa succede? Succede che, volendo approfondire, qualche cosa incomincia a farsi strada nell'idea che questo omicidio del 68 effettivamente proprio tanto sconosciuto sto serial killer non doveva essere, almeno per me è stato così. La domanda che mi sono fatto, per la quale poi ho cominciato a studiare bene questo delitto, è: ma sta pistola? Perché noi sappiamo, e l'avrete detto anche voi, insomma, che la storia del mostro di Firenze è la storia di una pistola, me l'hai detto tante volte, no? Quella famosa Beretta, ma Beretta, nemmeno detto se è una Beretta, comunque, quella famosa pistola calibro 22, che non è mai stata ritrovata, questo è certo, che attraversa tutto l'arco degli omicidi dal 68 fino all'ultimo che è dell'85. Io a un certo punto mi sono chiesto: ma sta pistola? Io mi ricordo che qualcuno l'ha vista, ce l'ha avuta a mano, quantomeno dice di averla vista, dice di averla avuta in mano, ma mi fai vedere che ha detto di questa pistola? Sa, come, della serie, la vuole ritrovare io. E per la prima volta forse ho cominciato a studiare un po', in maniera un po' approfondita, il rapporto Matassino. E lì, insomma, ci sono state diverse cose che mi hanno colpito, o magari se vogliamo approfondire, però proprio cercando notizie di questa pistola mi sono reso conto che non si può non fare i conti con questi, non dico col delitto di 68, quello tutti, ma con questi personaggi. Con questi personaggi che sono, diciamo, sono entrati protagonisti della cronaca, di quella di lì, ma che, come hai detto giustamente, non si può pensare che non c'entrino qualche cosa e non sappiano, che siano completamente strane, per vari motivi, se poi volete parliamo anche di quelli. Perché, ecco, alla fine un tarlo ti si fa in testa ed ecco che praticamente poi, è come dici tu, insomma, il 68 è veramente un delitto, secondo me, chiave, e lì dentro c'è la risposta. Vai Parretti. No, la mia domanda, una delle tante che puoi fare, va in conseguenza a quello che hai appena detto, no? Stefano Milo a un certo punto confessa. Confessa e negli otto, se non sbaglio, giusto Andrea, otto colpi sparati verso Barbara Locci e Antonello Bianco, ce ne sono due che arrivano da dietro l'auto, che si presuppone un'idea plausibile può essere che siano stati sparati successivamente all'omicidio, anche perché in quella posizione c'era Natalino Mele, c'era lì sui sedili che dormiva, quindi molto probabilmente era già stato tolto, era già uscito lui dall'auto. E quindi non si capisce bene, almeno io e Andrea non riusciamo a capire bene, il motivo di questi due colpi sparati dal retro dell'auto. Possibile che siano stati fatti sparare a Stefano Mele per dargli in qualche modo la colpa perché potesse essere poi positivo al guanto di paraffina, o anche per a me mi viene in mente una serie televisiva che vedi, quindi è una serie TV, non è necessariamente la realtà. Diciamo che può essere rituale quando un omicidio è di gruppo e tutti partecipino allo sparare, no? Io lo vedo in un romanzo criminale, chiaramente è un romanzo, quindi logicamente, dove praticamente i tre protagonisti vanno ad uccidere uno e sparano tutti e tre per dare un segno, per dare un segnale, una cosa più goliardica che pratica. Ecco. Può essere che sia successa una cosa del genere al netto. Alla luce del fatto che dalle indagini successive, dalla confessione di Stefano Mele, tornava tutto quello che lui diceva, tranne il fatto che sembrasse che lui non era in grado di sparare. Allora,
Monte di Roba, poi ricordamele per tutte queste cose qua. Parto dall'ultima cosa, che non era in grado di sparare, lo dice Olinto dell'Amico al processo. Mi sembra Pacciani, può essere? Mi sembra il processo Pacciani. Tra l'altro, dove dice anche dei famosi calzini che erano bianchi, in realtà sappiamo che i calzini non erano bianchi. Che Stefano e lui disse però due cose, cioè Olinto disse, Olinto dell'Amico lo chiamavo come se fosse il mio zio, che è tenente colonnello dei carabinieri, all'epoca ha attraversato anche lui tutta la storia come investigatore, insomma. E però lui disse una cosa, dice, e ebbe l'impressione che appunto Stefano Mele nel prendere l'arma non sapesse nemmeno come impugnarla, che mi torna strano perché qualunque bambino ha girato con un bastone a far finta che sia una pistola. Questo l'abbiamo detto anche noi ieri, Ah, Francesco. ecco, Ci vedi? sembrava molto strano, Ma che vuol come? dire non saper tenere in mano una pistola. Insomma, era un po' E vago. infatti Olinto dell'Amico subito dopo dice, l'altra possibilità è che forse lui era riluttante a toccare un'arma, visto che probabilmente, anzi lui era sicuro, visto che era l'arma, un'arma simile, con un'arma simile lui aveva ucciso la moglie. Quindi diciamo c'era una specie di riluttanza anche psicologica, quindi però su queste dichiarazioni io non le darei troppo perché comunque è un'impressione. Lui riporta una sua impressione, quindi dare un'impressione con una certezza, cioè Stefano Meli non sa sparare, non sarei così sicuro. Anche se io personalmente ritengo che Stefano Meli non abbia sparato, e forse come hai detto tu, cioè potrebbe, almeno Natalino dice questo nell'85, che un colpo o due glieli fecero sparare. Diciamo alla fine, quindi questo colpo e due sparato dopo, che cosa potrebbe? Io non credo, se c'è stato davvero una cosa del genere, perché comunque anche la ricostruzione dinamica è difficile, cioè sempre è difficile, perché comunque non possiamo, vabbè, no, non voglio aprire una parentesi, magari lo diciamo dopo. In ogni caso, una ricostruzione dinamica di un delitto non è mai una cosa banale, perché non sappiamo le posizioni, come si sono mossi, eccetera, eccetera. Ma supponiamo che Natalina abbia ragione, o che comunque effettivamente c'è un colpo eccentrico rispetto agli altri. Io la vedo non tanto come un voler dare la colpa a Mele, perché lì, insomma, Stefano Mele avrebbe dovuto in qualche maniera prestarsi al gioco. La vedo però, come dici tu, una specie di partecipazione. E ti dirò di più, la vedo come la partecipazione del marito. Cioè, è lui, e secondo me io sono convinto di questo. Stefano Mele, tra l'altro, si comporta sempre come se si ritenesse effettivamente colpevole. Cioè, se poi andate a vedere, lui confessa, non si, forse nella sua idea pensa che non avendo sparato di avere una colpa attenuata, ma forse lui comunque due avvocati di grido l'ha avuto, gli hanno spiegato che chi spara e chi sta lì a vedere, chi diciamo partecipa all'omicidio anche non sparando, hanno la stessa identica colpa. Quindi lui in qualche maniera sembra non rifiutarla. Cioè, va bene, ci sono delle parentesi in cui dice io lì non c'ero, però sono tutte parentesi abbastanza ristrette, tutte spiegabili. Ora magari non ci sarà tempo da approfondire, però quella mia impressione è che Stefano Meli questa colpa se la senta addosso. Quindi o ha sparato lui, o se non ha sparato lui, lui è in qualche maniera comunque coinvolto, se non altro in quanto marito della donna. Ora, che sia una questione di tradimento o che sia una questione di altre cose, per esempio soldi o chissà cosa, perché noi in realtà ci possono essere le minacce, per esempio. Noi sappiamo che Stefano Mele, nei confronti di un altro sospettato, aveva, diciamo così, era vulnerabile a delle minacce, a dei ricatti, quindi può anche aver subito un ricatto o qualcosa, non lo sappiamo, qualunque cosa sia. Io quello che so, cioè che so quello che penso sia abbastanza evidente, è che Stefano Mele quella notte c'era, quella notte c'era. In che ruolo non lo so, però c'era, sapeva cosa stava per succedere. Aderiva a quello che sarebbe successo, e quindi in certo senso, e quindi per me è colpevole. Anzi, 14 anni, quanti gli andava? Sono pochi, gli erano andati, ma parecchi di più. E quindi ecco, per me questo aspetto è importante, perché il fatto di sentirsi addosso una responsabilità apre diverse strade.
Anche quando uno dice, ma perché non confessa mai? Quindi l'idea potrebbe essere forse che Stefano Mele, questa è un'idea mia, in qualche maniera sia stato raggirato e convinto che forse la donna andava uccisa. Questa, per esempio, c'è una traccia di questo in quello che dice Stefano Mele. C'è una traccia, è una traccia molto labile, e anche lì. Quando lui racconta di essere uscito quella sera e di essere andato in piazza, qui siamo già alla confessione, di essere andato in piazza nella Strassigna, aver incontrato una certa persona che gli dice: ma la tua moglie dov'è? Ma come mai? Ma perché non fai qualcosa? Insomma, ma liberatene. No, ma io non so come fare, guarda, c'ho una piccola pistola, non so, penso l'avrete. Ecco, quindi c'è una specie. Io che voglio dire, quando leggo queste cose non le prendo alla lettera, però prendo la suggestione, prendo la traccia, c'è una traccia di qualche cosa qui che potrebbe in qualche maniera, soprattutto nelle prime confessioni, questa è proprio la primissima confessione e per me la prima confessione è importante, può anche essere quella più costruita, per cui a un certo punto magari vengono fuori dei particolari in quelle successive. Per esempio, in questa confessione lui è la prima, ripeto, lui dice di aver sparato Stefano Mele, dice ho sparato io. In quelle successive mi riporto un po' già, ma quello che hai detto che lui cambia spesso versione, è vero, lui cambia i nomi, ma non cambia tanto la versione. Cioè lui cambia i nomi, però lui dice di esserci sempre stato, ripeto, a parte delle parentesi. Lui dice che solo nella prima versione dice ho sparato io, in tutte le altre dice no, è stato il mio complice. Tra l'altro. Questo è uno dei motivi per i quali quella pistola uscì dal radar degli investigatori. Perché finché a sparare era stato Stefano Mele, per gli investigatori, questi chiedeva anche fino aveva fatto la pistola. Lui disse l'ho gettata, anche questa poi ne parliamo. Ma appena lui dice che l'assassino era un altro e addirittura l'aveva procurata, possiamo anche fare i nomi, credo, non Francesco Vinci. Quando lui dice io no, ha sparato Francesco Vinci. Oppure no, ha sparato Carmelo Cotrona. Qui gli investigatori non gli chiedono più dell'arma, perché l'arma è, la devono chiedere a Francesco Vinci, eventualmente, o a Carmelo Cotrona, eventualmente, o a chiunque sia l'eventuale complice di Stefano Mele, perché questo è uno dei punti, secondo me, che è fisso. Al di là delle girandole di nomi, Stefano Mele sembra non fare l'unico nome che deve fare, che dovrebbe fare, meglio, lui non lo deve fare, quindi protegge qualcuno? Questa è la domanda che già sta proteggendo qualcuno, perché se così è estremamente coerente. Non è vero che lui cambia versione. Lui sì, cambia versione, ma sta facendo ammuina. Allora, un'altra cosa. Io non sono un investigatore, non lo sono mai stato. Se lo diventassi, penso, sarebbe un disastro per il nostro paese. Metterebbero la mafia a capo di governo. Io non beccherei mai nessuno, su questo magari sono una cosa. Però io di una cosa sono convinto, qualunque investigatore, quando si trova davanti, anche un reo confesso, qualche cosa, si sentirà raccontare non una storia, ma 10, 100, 1000 storie sempre dalla stessa persona. La bravura dell'investigatore sta nel costringere la persona a una storia, a fare una ricostruzione, ma sfido io, ecco, dire Stefano Mele dice tutto e il contrario di tutto e quindi noi dobbiamo arrenderci, ma un investigatore non lo farebbe. Poi è chiaro che io non ho la possibilità di andare a verificare che cosa, perché non posso andare a interrogare qualcun altro o cercare, e comunque Stefano Mele davvero fa essendo diciamo oligofrenico. Quindi diciamo oggi ritardo, ha un ritardo mentale, no? Un ritardo mentale, quindi ha un'età, diciamo, mentale più bassa della sua età anagrafica, ok? Tutto qui vuol dire che è, no? Ed è tra l'altro un caratteropatico, quindi siamo quasi sulla psicopatia, eh? Cioè nel senso, cioè lui c'ha un, non è una persona buona, eh? Cioè, attenzione, perché viene preso come l'uomo buono, Il eccetera, eccetera. bischeraccio, il Il bischeraccio. bischieraccio, tanto buono, tanto buonino, ma io in realtà no, non è così Stefano Mele. Stefano Mele, se qualcuno ha mai letto il dialogo che lui fa, perché quando fa tutti questi. Se parlo troppo, fermatemi, perché io magari volete No, fare vai, altre vai. domande. Ecco, Vai, vai. però ecco, se avete in mano il dialogo che lui ha fatto con Carmelo Cutrona davanti al giudice, quando accusa Cutrona,
Guardate che dice delle cose pesantissime, anche della moglie, ora io ce l'ho qui, dice una roba del tipo, sì, due ganzi che seguivano altri due ganzi, cioè cose così, parla della moglie che è stata ammazzata, sì, ben via, anche te ti divertivi con la mia moglie, sì, l'abbiamo ammazzata, l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto bene, ecco, queste sono le parole di quel campione. Quindi abbiamo un oligofrenico, un'età mentale abbastanza e tra l'altro un privo di scrupoli, o perlomeno, secondo me lui ha degli scrupoli verso la sua famiglia, questi ce li ha, ma per il resto a lui gli importa veramente, io queste idee mi sono fatta un pochettino, poi chiaramente, ripeto, non posso fare accertamenti, non lo posso perquisire, non posso metterlo a confronto, quindi vivo delle idee, mi faccio leggendo verbali. Di sicuro non ho risposto a qualche cosa, aiutatemi. No, Ecco. sei stato più che esaustivo, più che esaustivo. Andrea, se hai te una domanda, ne Ma ho un'altra. ti lascio a te quella sul Cutrona. Vai, che immagino volessi domandargli di Cutrona poi prima o poi. No, no, io volevo fare una domanda su Cutrona, sì, anche, ma quella magari tanto in parte ha già risposto, quindi. No, io pensavo un'altra cosa. Allora, supponendo che sulla scena del crimine ci fossero state persone di conoscenza, quindi escludendo la teoria del mostro unico sconosciuto che nessuno ha mai trovato, non è mai entrato nelle indagini, chiaramente loro, le persone, i vari assassini, diciamo così, si ritrovano lì in quella piazzola dove Barbara Locci e Antonello Bianco vanno a consumare un rapporto. Domanda, la piazzola era una piazzola famosa per diciamo coppie che si appartavano e nello specifico dove si sa che Barbara Locci andava sempre in quella piazzola, quindi una piazzola comune, oppure è possibile si fossero dati appuntamento per soddisfare la voglia di la loro perversione nell'essere guardoni, nell'essere, cioè, può essere che lei avesse dato appuntamento per farsi guardare, dato che era uscito nelle storie che raccontava anche Andrea prima del 68, che comunque c'era anche una certa volontà e eccitazione da parte di alcuni nel vedere la propria moglie insieme ad un altro uomo. Perché come fanno a trovarla esattamente lì in una piazzola al buio? Siamo nel 68, non c'è Google Map, non ci sono le geolocalizzazioni, quindi come fanno a trovarla esattamente lì, nella piazzola dove si trova, al buio, all'astrasegna? Questa era una domanda che mi incuriosiva molto. Con Natalino che devi verificare che sia dietro, aggiungo, cioè che se te sai c'è Barbara Locci e la conosci, immagino tu sappia anche c'è Natalino, a maggior ragione se vai col marito che è Stefano Mele, quindi stando attenti anche a questo particolare qua, aggiungo. Allora, veniamo all'appuntamento, poi ricordami il discorso di Natalino, Andrea. Allora, può anche darsi che. Allora, intanto una cosa, io su questo aspetto qui ho cercato di leggere diversi articoli di giornale perché quel caso ebbe risonanza nazionale. Ok? Non fu un caso di cronaca locale, fu un caso che però poi morì abbastanza rapidamente perché fu risolto praticamente in meno di 48 ore. Per cui poi sì, ne parlarono, però non c'era più quella tensione di chi sarà l'assassino, le indagini, avevano scoperto tutto. Ma quindi ci sono degli articoli di giornale, io un po' li ho letti e diversamente a, e anche gli atti, anche gli atti, diversamente al 74, per esempio, nel 74 si parla effettivamente di Guardoni. Quindi c'è sia negli articoli di giornale, sia soprattutto negli atti di indagine, quindi nel rapporto giudiziario, c'è riferimento a Guardone, addirittura se ne va a beccare una a casa sua, gliela perquisiscono. Nel 68 di Guardoni non se ne parla proprio. La domanda, questo vuol dire che non ci fossero, però non sembra che, almeno non abbiamo, io non ho elementi per dire che quello fosse un posto frequentato da coppiette e quindi da Guardoni. Però potevano anche avergli dato appuntamento. Oddio, c'è da dire che effettivamente. Diciamo una cosa, anzi diciamone diverse, tanto poi mi scappano tutte. L'appuntamento però, questi si presenterebbero una pistola in tasca, quindi
Quindi, a meno che non ce l'avessero in dotazione, poi gli prende un raptus e spara. Potrebbe essere così, però certo se ci va una pistola in tasca sta già pensando di utilizzarla. Se invece ce l'hai dietro per motivi tuoi, questa è un'ipotesi che potrebbe anche valere. Quindi sto pensando ragionando a voce alta, anche perché se ragiona a voce bassa non si fa più il podcast. Quindi, però, c'è anche da dire proprio la presenza di Natalino. Da quello che ho ricostruito, abbiamo ricostruito insieme a tanti altri, insomma, che è stato ricostruito, pare che Barbara Locci, nel momento in cui viene uccisa, stava praticando una fellazio sullo bianco. Anche lo bianco è in posizione tale, da far presupporre questo. Ora, per quanto Natalino, per quanto la famiglia sia una famiglia, se vogliamo, disfunzionale, chiamiamola così, non lo so, io non voglio esprimere giudizi, però insomma, una madre si porta il figlio di, insomma, non è che sia proprio una cosa tanto bella. Però l'impressione è che loro non stessero facendo niente di particolarmente esagerato da un punto di vista del rapporto. Cioè, in fondo, probabilmente con Natalino che dormiva, questo avrà pensato di limitarsi a un rapporto orale. Tra l'altro era la prima volta che uscivano Barbara e Lo Bianco. E c'è da dire anche un'altra cosa, questa però è una nota di colore, dategli il valore che ha, ma di solito, visto che l'uomo guida, la macchina è sua, tra l'altro non ce l'aveva nemmeno da tantissimo, mi sembra, di solito il posto lo sceglie l'uomo, soprattutto, insomma, non è che se lo fa dire andiamo là dalla signora, insomma, io credo che forse se era al posto noto potesse essere un posto noto per Lo Bianco, non tanto alla Barba. E ripeto, per quello che dicevo prima, io come norma di solito prendo le suggestioni dei verbali o li prendo per buoni, però non li do per buoni per scontato, poi cerco di capire se c'è qualcosa che contraddice. Leggiamo nei verbali, ripeto, non sono la Bibbia, eh. Non sono la Bibbia, i verbali sono importanti, vanno letti, vanno capiti, però non è che siano la Bibbia. Loro, ecco, dice che praticamente gli assassini avrebbero seguito con un mezzo a motore la coppia che usciva dal cinema insieme al bambino e quindi li hanno seguiti. La distanza non è tanto, c'è una bella salita per arrivarci, però insomma sono pochi chilometri passando dal cimitero, quindi non è che fosse stato un inseguimento molto molto lungo, insomma, e quindi anche con forse anche un motorino si poteva andargli dietro. Dicevo una cosa, secondo me i colpi sparati non erano 8 ma erano 9. Mi piace questa, però l'ho detto altre volte prima. Giacomo, avevi detto sono stati sparati 8 colpi, secondo me sono stati sparati 9 colpi, guarda caso. Questo lo volevo puntualizzare perché c'è una traccia di un proiettile frammentato. Se andate a leggere la perizia dello bianco, la perizia necroscopica dello bianco, c'è la traccia di un proiettile i cui frammenti hanno attraversato la manica sinistra della camicia dello bianco, che era arricciata e quindi ha lasciato una serie di tracce. Quindi addirittura sarebbero 9 come i colpi canonici del mostro di Firenze. Quindi ecco, il discorso è questo. Diciamo che la possibilità c'è anche se. Se dovessi scegliere fra li hanno seguiti oppure si sono dati appuntamento, tendenzialmente sarei per li hanno seguiti. Però ti dico, Giacomo, mi hai dato da pensare adesso, quindi ancora non ci ho riflettuto sopra. Magari hai trovato la soluzione al delitto di 68, perché no? No, allora il problema, come dicevo prima, diciamo anche fuori onda, qui ci sono tanti dubbi, però non sono dei dubbi che devono morire lì. Sono dei dubbi su quale via scegliere. Probabilmente è come il Teseo in mezzo. Io mi trovo un po' come il Teseo in mezzo al labirinto. Ci sono 5 strade e non tu sai quale prendere per paura di sbagliare. Allora tu te ne stai in mezzo del labirinto e non ne prendi nessuna. Per questo non piglierò mai un assassino io, però non piglierò nemmeno mai quello sbagliato. Però vabbè, insomma, quindi Lo non so se ho sai, risposto. sai Luca che l'altra volta ho condiviso la trasmissione di settimana scorsa dove avevamo iniziato a parlare del delitto, non ci eravamo addentrati tanto nelle indagini, ma parlavamo semplicemente del delitto, di quello che era avvenuto. L'ho condiviso nel gruppone su Facebook e c'è stata una persona che mi ha commentato
ancora che continuate a parlare del 68 come se fosse un delitto del mostro di Firenze. Cioè esiste una parte della mostrologia che il 68 lo cancella e basta. Cioè semplicemente è come se quindi i proiettili sono stati messi lì per depistare, il 68 non c'entra niente. Ed è un problema, perché il 68 è un casino, però è un casino in cui, secondo me, se uno vuol fare mostrologia ci si deve immergere con tutta la testa e con tutte le scarpe, e lì vengono fuori veramente i dubbi, perché allora, il titolo di questo spazio sarà la Genesi secondo Luca Scuffio, no? Cioè, perché secondo me, però perché veramente stiamo parlando della Genesi del mostro di Firenze, cioè qui siamo tutti d'accordo nel dire che il 68, a prescindere da come è andato, è comunque la Genesi del mostro, cioè non si può espungere l'inizio del mostro, perché come fai a capire il mostro se te il 68 lo cancelli completamente? Mi sembrano sempre soluzioni, mi sembrano sempre soluzioni di comodo, cioè quelle che tolgono il 68 dal discorso, mi sembrano sempre risposte di comodo che si vogliono dare per semplificare un'equazione che non è semplificabile così, cioè ti porta solo al risultato sbagliato, ma per tutte le evidenze che stiamo dicendo. Ora io volevo dire una cosa sulla pistola, mi ricordo anche, l'ho riletto tra l'altro, e non me lo ricordavo questo fatto, che non so se ti risulta anche a te Luca, quando gli mettono la pistola in mano a Stefano Mele, lui dirà anche che, perché siccome gli danno una calibro diversa, lui dirà anche che sì, era come quella, però aveva la canna più lunga ed era una pistola da tiro a segno. Ora dice proprio da tiro a segno, quindi anche il fatto che Stefano Mele dica proprio da tiro a segno ci fa pensare che forse così acerbo di armi non è. Io non lo saprei qual è una pistola, mio babbo sì, ma mio babbo fa la guardia giurata, va al poligono, lo sa, però io che sono completamente acerbo non avrei idea di com'è una pistola a tiro a segno e da com'è una pistola d'ordinanza. Quindi anche lì, secondo me, è un discorso in più per dire che Stefano Mele, cioè probabilmente è un po' una leggenda che Stefano Mele fosse acerbo di armi o non sapesse di cosa si stava parlando. E volevo dire anche, ti chiedo sempre conferma, uno degli avvocati di Stefano Mele, se non mi sbaglio, era Dante Ricci, del quale noi abbiamo parlato nella prima puntata, perché si sospetta, in realtà non ci sa questa certezza, ma si sospetta che sia stato il partigiano salvato da Pietro Pacciani durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è questa cosa che ritorna, no? Dante Ricci salvato da Pietro Pacciani, vivo grazie a Pacciani, che va a difendere, ora è una suggestione, è una cosa, però è una di quelle storie che si intrecciano nella vicenda del mostro, che è una suggestione mica tanto, perché chi pensa che nel 68 ci fosse Pacciani, cioè il famoso Pietro che spunta a un certo punto dalle parole di Natalino, c'è anche chi sostiene che fosse Pacciani. In realtà, se non mi sbaglio, la prima parte del processo Pacciani verte su Pacciani, che è presente anche nel 68. Certo. Quindi questo fatto che c'è anche l'avvocato di Pacciani che, guarda caso, difende, cioè l'avvocato che difese Pacciani nel 51 a Tassinari, che difende anche Mele, è una suggestione in più. Ora volevo fare queste, cioè chiedevo conferma a Luca e rubo la domanda a Parretti e te la faccio io. Nei nostri discorsi con Parretti, no, perché questa è una domanda che è venuta a Parretti, quindi gli do la paternità, ma nei nostri discorsi che facevamo durante le dirette e poi negli approfondimenti è venuto fuori il ruolo di Cutrona. Cutrona effettivamente, cioè Parretti ha ragione, perché Cutrona c'ha il guanto di paraffina positivo, anche se lavorava con dei nitrati e quindi potrebbe essere un falso positivo. C'ha un alibi che poi vai a vedere, in realtà è con un familiare che era al cinema fino a mezzanotte, mi sembra sia un familiare che conferma l'alibi di Cutrona. Lo zio, esatto. Però dice anche gli altri familiari, però vabbè, sempre sì, familiare. Sì, però sempre in zona familiare. E dice che era stato al cinema, anche lui, guarda caso, al cinema. Non mi ricordo se era lo stesso cinema Michelacci oppure era un altro cinema. No, Rassigna. Mentre Michelacci era Rassigna. Sì. Quindi si parla di due cinema diversi. Chi non lo sa, sono due paesi diversi, sono contigui, ma sono due paesi diversi, uno su una riva e uno sull'altra dell'Arno. Ecco, scusami. Ecco. No, no, niente, la domanda è finita, no, è tutto qua. Sì, sì, no, per chi non è della zona, sì, segna la Strassigna, sono due cose diverse. Però ecco, paradossalmente la Strassigna è ancora più vicina al luogo del delitto, ora questo noi lo sappiamo.
No, Signe è più vicino. Signe, è vero, Signe, perché la Lassa è dalla parte di là. Però, Letti, sì. È vero, però quindi la domanda è: Cutrona è comunque una figura che, perché poi si va su Vinci, Salvatore Vinci, Francesco Vinci. Cutrona poi dopo il 68 sostanzialmente rimane negli atti, però viene un po' dimenticato. Però non, ora senza voler tirare in mezzo una persona, effettivamente però anche lui, cioè, ha un alibi secondo me fragile, perché è confermato solo dalla famiglia e ha comunque un guanto di paraffina positivo. E tra l'altro il pomeriggio era stato a cercare proprio Barbarocci, e si arrabbiò con Stefano perché Seppe, insomma, è uscita con Antonello Bianco. Questo ce lo dice Stefano Meri, però lo conferma anche Cutrona. Se non mi sbaglio, lo stesso Cutrona dirà che Barbara non si era voluta appartare con lui perché diceva di essere stata minacciata. No, quello non era... è Cutrona? No, era il fratello della... Aspetta, il cognato di Lo Bianco. Ah, forse il cognato di Lo Bianco, è vero, è vero. Sì, il cognato di Lo Bianco ci aveva provato, però aveva avuto i due di picche. Però quindi, perché... insomma, mi chiedevo, la figura di Cutrona, che non credo in nostrologia sia mai stata approfonditissima, forse non ci sono neanche i dati per approfondirla, però perché idea ti sei fatto? Ora che ti ho snocciolato queste cose di... Ma allora, io su Cutrona effettivamente non mi ci sono merito mai detto. Merito per Barretti, Merito sì, sì, no, no, ma è giusto perché... O colpa, o colpa. No, o colpa. O colpa. Anzi, dimmi se l'ho fatta bene la domanda, Barretti. Era tutto... Meglio di quanto non avrei mai potuto fare io. No, non è vero, però... No, allora, io devo dire onestamente, su Cutrona non so molto. Anche perché sui verbali non c'è molto. È venuto fuori, credo, che comunque lui fu, in ogni caso, non so se perquisito, ma acquisito forse no, ma entrò nel club delle persone a cui veniva chiesto l'alibi quando succedeva qualche cosa di questo genere qui. Quando si riaprì la pista sarda, Cutrona comunque, quando si aprì la pista sarda, Cutrona faceva parte del gruppo e... diciamo, ebbe un trattamento di questo genere qui, appunto, c'è cioè un delitto, non so se gli hanno fatto, non credo gli abbiano fatto una perquisizione, però diciamo un po' attenzionato era. Però al di là di queste tracce io non so altro, sono sicuro che se si riuscisse a mettere le mani, e qualcuno ce l'avrà anche sui documenti, qualche cosa verrebbe fuori. Cutrona sì, aveva questo alibi, che era stato con uno zio al cinema e credo anche confermato dai parenti, però ripeto, come si è detto prima, insomma, comunque confermato dai parenti non vuol dire che siano dei bugiardi, però è chiaro che insomma un investigatore non per questo escluderebbe la persona, quindi solo perché c'è un alibi così, quindi non... Cioè, credo che per un investigatore l'unico alibi che veramente conta è o è morto o è in galera. Se ce l'abbiamo noi, allora è un alibi, se no gli alibi non... Ora l'ho un po' semplificata, però. E però, ecco, il discorso di quanto di paraffina, ora non voglio fare il perito balistico, però diciamo che quanto di paraffina, e lo scrivono anche i carabinieri sul rapporto giudiziario, lo scrivono proprio dopo poche ore dagli spari, non dà più risultati, diciamo, apprezzabili, non significativi, perché comunque si tratta di trovare i residui appunto della carica, no, della carica di lancio, dell'innesco, polvere da sparo, no, più che altro proprio dell'innesco, cioè, quindi ha visto quando il martelletto della pistola colpisce il fondo del proiettile, lo schiaccia, scintilla, c'è l'innesco che poi dà fuoco a tutto il resto della polvere. Questa, la polvere, vabbè, ora non facciamo il perito balistico, non è nemmeno il mio mestiere. Comunque, ecco, il guanto di paraffina era un vecchio modo per rilevare le impronte e le tracce di questo innesco. Però non è mai stato molto significativo, perché col tempo queste tracce dalle mani cadono. A meno che tu sia morto, per esempio, lo usano per vedere se uno si è suicidato. Ok? Anche lì, cioè, poi magari gli ha messo la pistola in mano, gli ha fatto sparare, e però ecco, se una persona si è suicidata, si è sparata ed è morta, le tracce gli restano sulla mano.
altrimenti piano piano lo dicono in capo a poche ore vanno via. Cutrona c'aveva, allora Stefano Mele lo sa, aveva una piccola traccia tra il pollice e l'indice, va bene. Francesco Vinci era un'altra, quella stava fatto il guanto di paraffina, il risultato negativo, mi pare. E Cutrona, e quando tirando al risultato, Cutrona invece è positivo, però su entrambe le mani, il che è un po' strano effettivamente per una pistola, cioè, tra l'altro credo molto positivo, almeno, oddio, forse sto dicendo una cosa che non è vera. Comunque, insomma, c'erano evidenti tracce su entrambe le mani. E questo è già strano perché se spari, insomma, spari con una mano sola, è lì che ti resta, no? Non c'è nemmeno spazio per prendere una piccola pistola così. A proposito di piccola pistola, poi portamelo per il discorso dell'arma da tirassegna. E quindi diciamo che quelle tracce non sono significative, secondo me, per questi due motivi, però vuol dire che Cutrona non potesse entrarci. Perché ecco una cosa che mi dà idea, io devo tutte le volte, ma tanto sono. Non ho una memoria, non mi ricordo nulla, per cui ripeto costantemente le cose. Per me la pista sarda consiste in due postulati, con quelle che postulati. Stefano Mele, la pistola è sempre la stessa, e anche questo hai ragione, cioè, ma quelli non sono mostrologi, quelli esordiscono senza nessun tipo di giustificazione, perché a me va bene, però fammi sentire un ragionamento per il quale tu escludi il 68. Se il ragionamento è perché non siamo arrivati a capo di nulla, poi magari quelle persone sono le stesse che dicono che Pacciani è innocente. Come? Allora, tu c'hai dei geni quando studi alla pista sarda, c'hai dei principianti quando mettono dentro Pacciani. Come fa di questa cosa contemporaneamente? O sono bravi o sono degli scarsi ignori, cioè nel senso, non che quando ti fa comodo a te, siccome hanno indagato per anni la pista sarda, non è venuto fuori nulla, la pista sarda è vuota. No, ci sono state tante indagini nel mondo che non hanno portato a nulla per mancanza di prove oggettive, no? E quindi diciamo, ecco, secondo me, appunto, ritornando a Cutrona, purtroppo abbiamo davvero pochi elementi. E questo, per ripetere una cosa che si diceva anche con Valerio Scrivo, probabilmente per il fatto che Stefano Meli non ebbe un avvocato all'inizio. Perché se gli avesse avuto un avvocato all'inizio, lui davanti alla polizia disse, scrivo a verbale, che lui rinuncia all'avvocato, anzi rinuncia proprio a stare zitto. L'avevano detto, guarda, puoi stare zitto, e lui non parla. E poi l'avvocato venne dopo probabilmente. Ma se ci fosse stato un avvocato, io credo che la prima cosa, anche non essendo avvocato, gli avrebbe detto, stai zitto, non dire cose, e lascia che siano loro a incastrarti. E allora probabilmente sarebbero state fatte delle indagini un tantinello più mirate anche sugli altri personaggi, perché come dicevo la pista sarda è Stefano Mele presente e la pistola è la stessa, ma basta, cioè non, per me non c'è altro, quindi può essere Cutrona, sì Cutrona o Mele, può essere un altro sconosciuto, sì un altro sconosciuto o Mele, questa per me è la pista sarda, non un nome. Ma queste due cose, per tornare alla teoria di chi dice di chi avrebbe raccolto la pistola dopo aver assistito al delitto, ok, a cui c'era Mele, questa teoria si inquadra nella pista sarda. Si inquadra nella pista sarda perché le due cose per me sono rispettate. Infatti, Stefano Mele c'era, lì c'è un passaggio di mano. Identificato, ideato in un qualche modo rocambolesco, ci si può credere o non credere, ma quella è pista sarda, anche se il diretto interessato, portatore di questa teoria, probabilmente storcerebbe un po' la bocca, però dal mio punto di vista lo è. E quindi ecco, tra l'altro, scusa se non so se ti ho risposto, ma volevo intervenire un secondino per sfatare un po' di cose circa il discorso della pistola da tirassegno. Sì. Non tanto perché non è una pistola di tirassegno, però bisogna fare un attimo attenzione perché questo lo si scopre leggendo la sentenza Rotella. Cosa successe quando il 23, quando Stefano Mele la mattina confessa? Stefano Mele fa la sua confessione, poi comincia a fare dei racconti e c'è scritto nel rapporto Matassina che i carabinieri, insomma gli investigatori non convinti di quello che dice, lo portano a fare una ricognizione. Quindi lo portano sul posto dove è stato commesso il delitto, alla presenza di anche persone non della polizia, dei carabinieri, quindi c'erano carabinieri, c'era la polizia, c'erano i fotografi, c'erano i giornalisti, c'erano funzionari della questura,
Quindi c'era un sacco di gente, quindi attenzione a chi pensa che Stefano Mele sia stato picchiato o che sia stato, diciamo, imbeccato con una storiella a lui totalmente estranea, inventata dalla polizia, deve fare conti con questo aspetto. Ok? Ma è quello che poi succede è questo. Pomeriggio c'è l'interrogatorio, non sono convinti, lo prendono, lo portano a ricostruire il diritto, poi lo riportano in caserma, finiscono tutto quanto, verbalizzano, impacchettano tutto, verbali e sospettato, e lo mandano alle murate a Firenze la sera, la notte, dopo le 9:30, verso via. Cosa dice Rotella? Dice Rotella che il giudice istruttore che chiude la pista sarda con un'ordinanza di archiviazione, che è un'ordinanza di archiviazione, non è una sentenza di proscioglimento, cioè sì, però richiede quella sentenza lì, quella ordinanza può essere riaperta in qualunque momento senza, non c'è una revisione, ok? Questo tanto per dire, la pista sarda è chiusa, no, non è chiusa, è archiviata. Cosa dice Rotella? Rotella si inalbera un po', si arrabbia, perché lui dice: ma quella no, quel giorno lì, quando avete fatto la ricognizione, avrebbero dovuto i carabinieri fare un verbale a parte. Un verbale a parte della ricognizione. Invece non lo fanno. E cosa fanno? Probabilmente prendono appunti e poi confluisce tutto questo racconto dentro il verbale principale. Quello che è stato aperto la mattina e si chiude la sera alle 9, si è detto. E qui cade tutto il racconto. E come converge all'interno di là? Con un domanda-risposta. Quindi, per dirvi, tanto per farvi l'esempio, Stefano Mele prende la pistola, si avanza verso la macchina e spara dal lato sinistro. Questo è quello che succede magari il 24. Come viene riportato nel verbale? Non viene riportato così. E questa è una cosa grave. Ma viene riportato sotto forma di domanda e risposta. Da dove ha sparato lei quando ha sparato? Io ho sparato dal lato sinistro. Questo è il racconto. E noi sappiamo in realtà qualche cosa di quel pomeriggio lì perché c'era Matassino, Gerardo Matassino, che era presente e che stila il rapporto giudiziario. Quindi quando ti dice: ma che tipo di pistola ha usato? Era una pistola da tirassegno. Allora, intanto una cosa, hai detto una cosa giustissima, non c'è scritto da nessuna parte che Stefano Meli non sapesse cos'era una pistola da tirassegno, perché prendere questa come certezza è un errore. Io mi sparerei su un piede, ma io l'ho vista una pistola da tirassegno, io lo so, basta avere un amico che va a fare il tirassegno, o avere una persona, quindi Stefano Meli ha 50 anni, l'avrà anche vista magari, non è detto che non sappia come l'è fatta, no? Quindi hai ragione su questo coso. Da qui a dire che lui a dire che è una pistola da tirassegno, secondo me non siamo sicuri, perché può darsi benissimo, anzi è successo veramente così. Cosa hanno fatto? Gli hanno messo un po' di armi davanti, pare sia effettivamente successo, e Stefano Mele ne ha scelta una, dice questa, però c'aveva la canna più lunga e si ferma. E loro, e i carabinieri, dovendo scrivere una nota al margine dicendo è come le pistole, nota del redattore, avrebbero scritto, invece scrivendo NDR fra parentesi, gliel'ha fatto dire a Stefano Mele, è una pistola da tirassegno. Quindi, cioè, è una possibilità. L'altra possibilità è che davvero Stefano Mele abbia detto sì, ma era una pistola da tirassegno, però non è detto, capito? Se lui è stato riportato in verbale in quel bandiere, Rotella ci fa sapere che quel verbale non è stato redatto nella maniera più rigorosa possibile. Non Vai so. Coliretti, No, direi realizziamo. le ultime due, ora non volevo, facciamo un'oretta e un quarto, ora non so, Ora mi dispiace, ho sforato, io io lo non posso, potevo. no, non c'è un tempo limite, non c'è un tempo C'è limite, un tempo limite, no? è per te Luca, non è, io ti sfrutto anche fino a mezzanotte, no, No, magari poi chi per segue darsi un il limite, per video. darsi un... Se lo sai, io sto a parlare anche fino alle 3, se vuoi, non c'è problema. Vai, Parretti. No, io sto ancora realizzando quello che Luca stava dicendo. Perché Luca è un mostrologo, vedi che ti metto i mostrologi Mi sta dando seri, molte e informazioni, poi quindi li vedi. sto mettendo in un arco di tempo logico rispetto anche a quelle che io grazie a te, Ma grazie poi alle cose. pensi che io ho avuto il piacere anche di fare una trasmissione con Luca, poi c'era Angelo Marotta, c'era Francis, poi Ciro Picchi, che è un altro amico, insomma, mostrologo.
incredibile, e loro ti investono con queste cose e tu stai zitto perché dici che gli puoi rispondere. E poi il bello è che nella mostra io ci sono persone autorevolissime così, ognuno magari su certe cose la pensa in modo diverso, però ecco, su questo, sul fatto che il 68 è una genesi da studiare, direi che siamo tutti... Ah sì, infatti più che una domanda, più che una domanda, è una sorta di sottolineatura, no? La pistola è la stessa, ne siamo certi, perché ogni pistola spara e lascia un'impronta, come mi avete giustamente spiegato nella trasmissione Andrea e Alessio, il papà di Andrea. L'esperto d'armi Alessio, ecco, l'esperto d'armi Alessio. D'armi Alessio, io da totalmente inesperto, ho fatto una domanda probabilmente banale, anzi, senz'altro banale, dove mi è stato risposto quello. Quindi la pistola è la stessa, bene, e lo sappiamo. Quindi una pista sarda c'è, qualcuno implicato c'è, cioè non si può escludere, davvero è impossibile. È anche vero che noi nella trasmissione, quella... per la quale poi c'è stato commentato che ancora continuate con il 68 legato al Monte Firenze, è anche vero che noi nella stessa trasmissione non è che non l'abbiamo messo in dubbio, l'abbiamo messo in dubbio anche perché questa è una storia, come tu hai detto in apertura, Luca, è una storia piena di dubbi, ma tutta la storia del Monte Firenze è piena di dubbi e domande legittime. Il titolo di quella puntata, di quell'approfondimento, scusate, lasciava pensare che noi avessimo dato nella trasmissione un identikit preciso al 68. Come spesso succede, è importante addentrarsi anziché leggere soltanto il titolo, perché poi leggendo soltanto il titolo si tende facilmente a prendere una posizione che poi non è quella in effetti espressa. Quindi io domande non ne ho altre, perché i dubbi che avevo erano i due più grandi erano quei due che ho fatto la domanda, quindi io, Andrea, la ripasserei a te la palla della domanda. No, io allora su Luca, poi se ci spostiamo sul discorso pistola lasciata sul posto o pistola no, poi l'abbiamo già affrontato anche altre volte, però allora... sì, cioè se per una volta per tutte... Luca, intanto ti chiedo, perché Luca, tutte le volte che diciamo io mi reputo, cioè ho due certezze nel caso del mostro di Firenze, una è quella, l'altra non la dico, ma la prima è due più di me, ce ne ho due, però una non la dico perché è più distante nel tempo. La prima è che Stefano Meli fosse presente al delitto del 68, e tutte le volte che nel postone esce fuori il perché e il per come, io taggo Luca Scuffi e gli dico: vai, rispondigli te, perché te sai già perché. Ah, vogliamo dire una volta per tutte un elenco, una volta per tutta, del perché Stefano Mele sicuramente era, cioè, perché l'ho fatto anch'io in parte di trasmissione, però se lo fai te è più serio, perché Stefano Mele era presente sicuramente sul luogo del delitto. Ora, un elenco richiederebbe una trasmissione intera. Fai conto che ne sono stati individuati 35 motivi per i quali Stefano Mele era presente sul luogo del delitto. 35 motivi. Ma essenzialmente, allora, non partiamo mai dal partito preso. Non te la fo l'elenco, nel senso, magari prendiamolo un po', ti dirò due o tre cose. Però è importante questo aspetto qui, è fondamentale. Non partiamo dal partito preso che quello che racconta Stefano Mele sia vero, che quello che è scritto nei verbali sia vero, però come fanno gli investigatori, come tu fai a sapere se Andrea o Giacomo dicono la verità? Li mettiamo in due stanze separate, li facciamo raccontare la stessa cosa e poi mettiamo a confronto quello che si dicono. No, poi bisogna capire chi dice una cosa e chi ne dice un'altra. Però allora, Stefano Mele non è solo Stefano Mele. Stefano Mele c'è anche Natalino, c'è anche il bambino nel 68, e questa è un'accoppiata che non può essere scissa. Ok? Ci sono tracce evidenti, dice Rotella, che il bambino sia stato imbeccato, cioè che gli sia stata, diciamo, insegnata una storiella da dire, una storiella facilmente raccontabile da parte del bambino. Allora io ti dico i motivi principali per i quali Stefano Mele secondo me c'era. Lui fa una serie di racconti e noi li confrontiamo un po' con la logica, un po' con quello che dice Natalino, un po' con quello che, sì, appunto, che è anche la,
che è appunto la logica. Allora, la prima cosa, Stefano Mele, diciamo così, conosce molti aspetti del delitto che non ti dico sono sconosciuti ai carabinieri, ma che vengono ricostruiti malamente. La ricostruzione del delitto è opera del colonnello d'artiglieria, allora non era, non lo so, Zuntini, che fa una ricostruzione nella sua perizia, ok? Lui fa una perizia, assiste alla perizia necroscopica e fa una ricostruzione. Ah, e questa ricostruzione, in realtà, è paradigmatica di quello che sapevano i carabinieri e gli investigatori. Ma questa ricostruzione non combacia con quello che dice Stefano Mele. E però ha ragione Stefano Mele. Cioè, Stefano Mele, allora io, guardate, per esempio, Stefano Mele dice che, voi sapete che le due vittime sono rinvenute a sedere, cioè, rispettivamente la Rocci e lo Bianco, sul sedile del guidatore e sul sedile del passeggero Lillo Bianco, si sono scambiati di posto. Stefano Mele dice però che, ecco, Zuntini fa una dinamica che termina, chiuso il sipario, con la situazione come è stata rinvenuta, ovvero la donna cerca di fuggire, poi ricade sul sedile e ricade così l'uomo cioè, e resta così. Stefano Mele non dice questo. Stefano Mele non dice che la donna è stata sorpresa e morta. Lui dice che la donna a sedere ce l'ha riportata lui. Ok? Questo i carabinieri non lo potevano sapere, ma Zuntini, pur avendo, nemmeno lo descrive. Quindi fanno una ricostruzione diversa. E Stefano dice che la donna è stata riportata, ce l'ho riportata io perché lei era sopra di lui. Lei era sopra di lui e è stata tra l'altro interpretata in maniera sbagliata anche da Canessa, che non aveva capito. Loro pensavano stessero sopra l'altro a fare l'amore, ma no, come abbiamo detto all'inizio, lei stava facendo una fellazio a lui. Quindi lei era prona su di lui, mentre chiaramente lui aveva una gamba da una parte e una da quell'altra. Avvengono gli spari, tutto quello che ti pare, ma lei muore sopra di lui. Lei muore sopra di lui, c'è anche una chiazza di sangue sul ginocchio, lo dico sempre, è lontana dalle ferite dello Bianco. Lo Bianco è ferito qui, ma no, c'ha le mani in questa maniera e c'è una chiazza sui ginocchi. Lei, ci racconta Stefano Mele, muore sopra di lui. Questo è quello che ci sta dicendo. Lui la prende e la ritira. E gli rimette a posto, anzi, prima probabilmente gli mette a posto la veste e poi la ritira sul sedile. Allora, se voi andate a vedere la perizia necroscopica, sulla perizia necroscopica, i fori dei proiettili sui vestiti testimoniano che il vestito alzato, cioè, la ragazza, la donna aveva una veste, una sottoveste. Ecco, i proiettili, i fori dei proiettili testimoniano che il vestito è stato rimesso a posto. Ok? Sulla schiena lei ha quattro fori, tra l'altro con una direzionalità tale che fanno capire che lei era proprio prona, anzi noi diciamo che lo era proprio per la direzionalità dei proiettili. Lei non viene colpita da sinistra al fianco come ha detto qualcheduno, anche insomma non viene colpita al fianco sinistro da una parte all'altra e quindi cercavano di, ma è colpita mentre sta sopra. Questi fori sui vestiti fanno capire che davvero qualcuno gli ha rimesso a posto e poi l'ha ritirato. E nel fare questo, lei c'ha una catenina strappata. Quando ci sei parlato su sta catenina? Ma se te tu la prendi per i colletti, la tira è facile, tu gli prendi la catenina e gliela strappi, anche perché la catenina era lì, cioè non è stata portata via, era divisa in due parti. Una c'aveva ancora infossata nel collo, una era a terra. Quindi Stefano Mele sa che hanno sparato da sinistra. La scarpa dello Bianco, questa è clamorosa. Perché l'avrete detto, no? Ne avete parlato della scarpa che Sì, cade? che Ok, quindi non sta. quando venne riaperta la portiera dalla parte dello Bianco, casca anche la scarpa. Ok. Ecco, Stefano Mele fa una ricostruzione per il quale quella scarpa ha una spiegazione. Guardate che una delle cose io ci sono rimasto male, perché vi ho detto all'inizio che io ho cominciato a studiarmi il rapporto Matassino cercando di cosa. Quando arrivo a quella scarpa io non capivo più nulla.
Cioè, io sono arrivato lì e dice: ah sì, a come a sinistra? E a destra? Come fa a cascare la scarpa dell'uomo che sta sui sedili destro dalla parte sinistra? Ma ha fatto. E io pensavo: ma non è possibile, no? C'è un errore. Come ha fatto? Come ha fatto? Come ha fatto? Non me lo spiega Stefano Bere come ha fatto. Non me lo spiega Zuntini. Zuntini, quella spiegazione nella sua ricostruzione non esiste. Non riesce a dare conto di quella scarpa lì. E Stefano Bere sì. E la domanda è: ma qualcuno allora gliel'ha detto a Stefano Mele, guarda, fa così perché così risolvi la scarpa? E allora perché non l'ha scritto Zuntini? Se quello era patrimonio cognitivo degli investigatori, perché quel cavolo di patrimonio cognitivo degli investigatori non viene cristallizzato in una perizia che viene consegnata? No, solo Stefano Mele ha detto questo. Poi ci sono tanti altri aspetti, per esempio lui dice di aver sbagliato, lui sbaglia strada quando dal cinema, ma sbaglia strada in maniera veramente che dà una spiegazione, perché anche lì se lui fosse andato dritto dritto da una parte all'altra potrebbero avergli indicato la strada, no? Vai di là, gira qua e porta a verbale quello là. Ma Stefano Mele sbaglia strada, sbaglia di pochissimo e questo costringe a fare un giro agli investigatori dentro all'abitato di Signa e tra l'altro riporta una verbale, cioè cavolo, stai facendo un verbale in cui stai accusando e tu riporti una cosa di questo genere qua. Comunque le cose fondamentali, e poi ce ne sono tante altre, il racconto per esempio di Natalino sul discorso dell'accompagnamento, il fatto che Stefano Meli racconta particolari strani, il particolare forse più strano di tutto, l'ho detto altre volte, è questo, che nel momento in cui gli mettono, come dicevamo, stiamo sforando clamorosamente, la pistola in mano, Vai. e gli dicono guarda vai e in scena il delitto, Stefano Meli è dietro l'auto, l'auto è davanti a lui 100 metri più avanti, va bene, perché questa era più o meno la distanza, su una strada sterrata, acciottolata. Questo esperimento lo fanno in pieno giorno, va bene, in pieno giorno nel pomeriggio, un monte di gente parla, picchia, ma Stefano Meli prende la pistola e i colpi partono da sinistra, cioè dal lato del passeggero. Stefano Mele vede la targa posteriore della macchina, quindi lui non si dirige però verso sinistra e spara, cosa che avrebbe fatto se lui, per esempio, Natalino gli avesse detto, qualcuno dice anche Natalino gli ha raccontato il delitto, diceva sparavo da sinistra, oppure i carabinieri dicono sì, guarda, sparo da sinistra, oppure è venuto a sapere che avevano sparato da sinistra. Lui non va sulla sinistra come fanno tutti, lui gira da destra. Che è una cosa assurda, perché poi questo lo stringe a passare davanti alla macchina, Arponi, sempre sia stato lui, perché io continuo a dire Stefano Meli fa quello, però potrebbe anche averlo visto fare, non è detto l'abbia fatto lui di persona, però anche se l'ha visto, l'ha visto fare lui. Quindi l'assassino Carponi passa da destra, cioè gira intorno alla macchina, stando a Carponi, cioè a un certo punto Matassino lo scrive, si alza, guarda dentro, poi evidentemente non è soddisfatto, si riabbassa, gira davanti alla macchina e lì ci sta che Illo Bianco abbia sentito qualcosa perché abbia trovato le mani alla cintura. A quel punto questo si alza e spara, chiunque sia. Quindi ti rendi anche questa è una cosa strana. E perché dovrebbe girare da destra? Io dico perché. Perché sulla destra c'è il terrapieno erboso, mentre la strada è acciottolata e se cammini di notte, quando devi commettere un delitto, su una strada acciottolata, come metti un piede e fai, cioè ti si gela il sangue, la prima cosa che fai è cerchi un posto dove fai rumore, capito? Quindi qualcun altro dice forse c'era lo specchietto retrovisore, quindi passi da destra, perché poi lui è arrivato a destra, se poteva sparare da lì, sparava da lì. Poi evidentemente o c'era la Natalina in traiettoria, o non vedeva perché lo bianco era sotto e lei stava sopra, praticamente riusciva a sparare in verticale, dice ok, da qui un ce la fo, giro davanti e passo dall'altro lato. Ma lui va a sinistra perché prima aveva scelto di sparare da destra, e questo è quello che fa Stefano Meli. Capito? Tante altre cose, poi, ripeto, ci sono 35 punti per cui Stefano Meli qua, è passato un quarto d'ora e te ne ho detti No, no, tre, a me mi però ha ecco. convinto, a me mi ha, cioè, no, me, cioè ero già convinto prima, non so Parretti se si è convinto, anche lui penso fosse convinto. Sì, io però sono curioso della scarpa, perché io non lo so della scarpa, quindi Allora, c'è. quando Matassino, quando legge, i primi che intervengono sul posto e arrivano lì, chiaramente cercando di capire che gli è successo, allora un
Ferrero, mi sembra, apre lo sportello lato guidatore, quindi appena, e non appena apre lo sportello lato guidatore, cade una scarpa maschile al suolo. Cioè, come lui socchiude lo Ok, sportello, che boom, cosa casca sta? la scarpa. Questa scarpa è dello bianco. Il lo bianco è seduto sul passeggero, ok? Seduto, noi ci stanno le foto, con i piedi sotto, con i piedi sotto ai davanti, e gli manca la scarpa sinistra, ok? Zuntini, che fa la ricostruzione, come ti ho detto, di questa non ne parla proprio. Non, la scarpa dello bianco non esiste, ma nella ricostruzione fa il lo bianco, Zuntini, questa scarpa non si giustifica assolutamente, ma non gliene frega nulla, la scarpa non c'è. Stefano Mele cosa fa nella ricostruzione? E questo lo fa, lui dice di... Lui spara da sinistra, non si capisce se apre lo sportello o no, però poi lo sportello di sinistra lo apre perché lui riprende la moglie, la ritira a sedere, gli sistema il vestito, come abbiamo detto, ripeto, è scritto in autopsia. Cosa fa dopo aver sistemato la moglie? Chiude lo sportello, lato passeggero, infatti viene trovato chiuso, gira, e questo non lo dice nessuno, gira dalla parte del passeggero, perché a un certo punto... Forse un boh, senso di colpa, forse non vuole che si mescoli con la moglie, non lo so, ma apre lo sportello lato passeggero. E siccome il bianco, come abbiamo detto prima, stava in posizione, le gambe aperte, scusatemi, tanto non spero non andare, non credo ci sia niente di particolare, ma lui stava in una posizione in cui stava ricevendo del sesso orale, quindi stava con le gambe, e quindi c'era la gamba dritta, perché e l'altra gamba dalla parte di là, sotto, che era rimasta sotto la Barbara. Ok, quando sta quella disgraziata è morto anche lui, di lui è rimasta una gamba, la sinistra da quell'altra parte. Stefano Mele dice, o meglio, probabilmente agisce, ma Tassino dice che gli cade la cosa, mentre nel verbale dice che lo dice lui, però ripeto, ricordatevi che l'ho detto prima. Stefano Mele cosa fa? Prende la gamba dello bianco e la ritira e lo sistema anche a lui sostanzialmente. Nel fare questo gli ricade la scarpa. Stavo facendo le prove su un carabiniere, ok? C'erano due carabinieri che scinavano questa cosa qua. E se vedete le foto, i carabinieri sono messi come vi ho detto io, cioè con lui sopra di lei in una certa posizione. Quindi nel togliergli la gamba di sotto, la gamba che passa da sotto, è Dal calice, aggrovigliata, diciamo. capito? È aggrovigliata con l'altro, quindi c'è anche la trasmissione, l'albero di trasmissione della macchina, cioè non è in una posizione. Nel fare questo, la scarpa era anche estate, quindi sono scarpe estive, non c'è mica l'allacciatura. Ora non so che tipo di scarpa è, ma suppongo non era tanto pesante, con un'allacciatura, un mocassino o qualcosa del genere. Gli si sfila la Bravissimo. scarpa. Quindi, cosa succede? E poi Stefano Mele richiude lo sportello, e questo lo racconta, cioè, o lo fa quantomeno. Quindi, cosa è accaduto? Cos'è accaduto? Che nello sfilarsi di questa scarpa, in quell'occasione dell'omicidio, questa va a cadere proprio vicino allo sportello. Probabilmente resta in bilico, attaccata allo sportello. Quando lo sportello si apre, la scarpa cade giù. Ma Zuntini, che non prevede l'apertura lato passeggero, non prevede il ricomponimento di lo bianco, non prevede la scarpa, non ne parla neanche di quella scarpa. Non la cita proprio, non c'è Non scritto. Cercate la parola scarpa, non la trovate nella perizia Zuntini. Ma Stefano Mele sì. Quindi Stefano Mele fa una ricostruzione che Zuntini non ha fatto. Ripeto, Zuntini sta esprimendo il patrimonio cognitivo degli investigatori, perché lui, tra l'altro, la fa qualche mese dopo, cioè lui la fa subito la perizia e magari subito i colpi dice sono là, però poi l'elaborato lo consegna un mese dopo, 2 mesi dopo, 3 mesi dopo, aveva avuto tutto il tempo di aggiustare, infatti un minimo l'aggiusta perché dice la donna era rivolta verso di lui, vabbè sì, insomma. Quindi sostanzialmente Stefano Mele fa una ricostruzione migliore di quella di Zuntini e a voi mi dovete spiegare come fa. Non dico che dice delle cose che non potevano non sapere, solo l'assassino poteva sapere. Io dico che lui fa una ricostruzione del delitto superiore a quella del perito balistico colonnello d'artiglieria, colonnello Zuntini. Ecco, questo per me è una cosa che qualcuno mi deve spiegare, cioè, capito? Non so se. rimane solo il dubbio come mai si fossero invertiti di posto, ora i motivi possono essere tantissimi, però mi Perché rimane se, il te lo dubbio. dico io perché secondo me, aspetta, te lo dico io perché se ti devi far fare una fellazio e c'è il volante dal lato del cosa, Lato che guida. secondo me loro avevano già deciso, che aveva detto, ma dai, facciamo, ora non voglio fare sceneggiate perché poverino non è il caso, sono Certo. ore, cioè, però più o meno io credo che lui abbia insistito, magari forse per un rapporto c'era stata anche la scommessa famosa, magari voleva qualcosa di più, ma dietro c'è il bambino.
che stava pure ah, ecco, forse per quello, appunto, perché capito? Ecco, per cui lei gli avrà detto: guarda, al massimo, stesso, ecco, annoia, cioè. Al massimo ti fa questo, però allora si sono dovuti spostare, perché se non lei non si infilava, cioè, capito? C'è il volante, tra l'altro quella macchina lì c'ha un bel volante importante, ce l'ha proprio qui davanti, insomma, quindi se lui non si spostava non ci sarebbe entrato, insomma. Chiedo scusa per il particolare un po' così, ma credo che questa sia una spiegazione. È una ricostruzione anche quella, non è che... No. Bene, io sono molto soddisfatto. Non siamo entrati nel tema pistola lasciata lì o pistola non lasciata lì, perché l'abbiamo già fatto altre volte. No, in realtà, vabbè, quello è un tema che abbiamo già discusso, però alla fine, nel senso, non penso che arriveremo a niente stasera. Già feci la domanda a Luca perché secondo lui la prima cosa che dice in assoluto Stefano Mele è proprio di aver lasciato la pistola lì. Quella è un tema che abbiamo già affrontato, quindi non voglio rubare anche, cioè, mi piaceva fare invece domande sulle quali magari non ci eravamo confrontati con Luca, e direi che è venuta fuori una bella, non so voi, ma secondo me è venuta fuori una bella cosa, è una bella trasmissione, un bel approfondimento, se non altro. Ripeto, perché se chi ha già ascoltato il podcast ascolta anche questo approfondimento, diciamo che poi i dubbi sulla presenza di Stefano Mele, ecco, secondo me almeno quelli se gli è tolti. Con chi era Stefano Mele, quello è un dubbio che non ci possiamo togliere in questa trasmissione, penso forse mai. Quindi volevo ringraziare, no, volevo semplicemente sottolineare che secondo me il modo corretto, ora non voglio insegnare niente a nessuno, ma il modo corretto di affrontare la vicenda magari è questo, e non andare sui luoghi dei delitti con le radioline cercando di parlare con i fantasmi dei ragazzi, perché ho visto che forse la cosa più offensiva, forse la cosa più offensiva per i parenti e le vittime si possa fare. Io so che uscirà un documentario del genere, penso sia una cosa orribile, terribile. Cioè una cosa terribile, tremenda. Io spero che non lo mandino mai in onda, e che io pensavo fosse uno scherzo, sinceramente. Invece evidentemente c'è, ma al di là del fatto che la gente ci può credere o non crederci, ma insomma, ecco, penso che sia più rispettoso parlarne così, anche se ci sono delle brutte posizioni da descrivere, che andare lì con una radiolina che peraltro penso costi anche pochi euro, non so che tipo di radio ectoplasmatica. Allora, da quello che ho visto è un Luca lo sa, però Luca lo sa, perché sì, è un circa spia a 39 euro su eBay. Ecco, quindi non penso che con quello si possa parlare con qualcuno dall'aldilà. Se si può parlare con i fantasmi, servirà qualcosa di più costoso. Non penso basteranno 40 euro su eBay, però non lo so. Ecco, quindi io volevo ringraziare Luca. Spero che ci si risenta anche in altre occasioni. Poi affronteremo tutti gli altri vari delitti, però ecco, affronteremo così, cioè con te che sarai tempestato dalle nostre domande in modo molto giornalistico. E quindi non so, Parretti, se volevi fare una chiosa te prima di salutare Luca, e poi ci ritiriamo. Sì, solo per ricordare, perché è un po' la mia parte, quella che ci tengo molto, la trasmissione che si chiama White Noir, questo perché va in onda su White Radio, appunto. È una trasmissione che ha il mostro di Firenze come periodo dominante temporale, quindi si parte dalla storia dei protagonisti prima degli avvenimenti del primo dell'omicidio del 68, quindi dalla storia della Tassinaia fondamentalmente, poi si parla dei sardi e via discorrendo, e parliamo anche di tutti quelli che sono tutto il contesto, quello che succede in Italia in quel periodo, perché è importante saperlo, perché anche alcune difficoltà nelle indagini erano date perché negli stessi giorni succedevano in Italia delle cose enormi. Abbiamo parlato del 68, nella prossima puntata, faccio un piccolo spoiler, siamo al 69 e parleremo della strage di Piazza Fontana, perché già c'era un movimento anarchico forte, c'era un movimento di protesta fortissimo, c'era la destra eversiva che portava avanti le sue teorie, dall'America arrivavano finanziamenti, in America c'era quindi tutta la parte di protesta da parte degli hippie, tant'è che nel 69 va in onda, per modo di dire, va live Woodstock, il concerto più importante e più grande al mondo mai esistito, e io per cercare di far entrare le persone nel mood dell'ambiente
cerco di passare quante più canzoni, quanti più successi, pur essendo la trasmissione radiofonica, quanti più successi possibili di quegli anni lì. Tant'è che per far capire cosa possa essere stato, voi pensate che Barbara Locci e Antonello Bianco non hanno mai sentito, non sono mai venuti a conoscenza di una canzone che è uscita 4 giorni dopo il loro omicidio, quindi il 26, loro sono morti il 22 agosto, il 26 agosto uscì Hey Jude di John Lennon, quindi i Beatles, di conseguenza siamo in quegli anni lì, non hanno mai sentito Hey Jude. Ecco, mi piaceva anche dire, invogliare le persone ad ascoltare il podcast anche per partecipare anche dal punto di vista culturale e musicale, no? In Italia si sviluppano negli anni prima la scuola genovese, quindi Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Gino Paoli e via discorrendo, e nel 68 siamo arrivati a Iannacci, siamo arrivati a un Morandi decisamente più commerciale rispetto al filone della scuola genovese e via discorrendo. Quindi c'è anche molto, cominciano le prime lotte per la parità di genere, quelle che tutt'oggi ci sono, quindi il pensiero della donna, la donna che aveva molti meno diritti rispetto adesso, e quindi la partenza, tutte le pretese, insomma, cerchiamo di abbracciare quante più cose possibili in quell'Italia per cercare di poter far entrare tutti quanto più possibile, anche noi stessi, nel mood giusto. Quindi invito tutti ad ascoltare la trasmissione anche per commentare la cosa dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche musicale, quindi culturale. Tutto qua. E Tant'è io che con questo. sai, Grande Parretti, che la puntata mia preferita finora è quella con la scuola genovese, il mitico, la morte di Tenco, il suicidio di Tenco, la puntata La notte ti vengo a cercare. Lì veramente abbiamo, cioè, partire parlando di Barbara Locci e mandare un pezzo di Tenco, credo che sia Che mi sono innamorato di te. un'opportunità mostrologica che ci abbiamo grazie al podcast, e quindi invitiamo tutti ovviamente ad ascoltare questo podcast, salutando Luca. Luca, ascolta il podcast, ma Certo. grazie di essere venuto e di averci portato un po' della tua sapienza. Grazie a voi ragazzi per l'opportunità e scusate se come al solito sono un po' logorroico. No, 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 ma non ma perdo. è tutto oro che cola, le sue parole sono oro per noi, Oro che per voi, anche spero cucce. per gli ascoltatori. Troppo buoni. Bene, salutiamo tutti quanti, almeno interrompo la registrazione. Ciao a tutti. Ciao, A tutti, alla buonanotte a prossima. tutti. Ciao, alla prossima.